mattino che l'ultima goccia si appoggia nella tazza la doccia, alza il volume, va e roccia, piace come sto DJ conclude, conduce la tedesca che seduce, un ritmo che si chiude, o si spera, sperem, stilosa vera sta creme, fa l'atmosfera da gem, sale in corsa come in borsa lo yen, davvero Big Ben, per ora placato tipo Zen, più tardi guerriero come Ken, o si spera. Funziona sta roba. Beh, ti piace, eh? You with me. Ma mi with you un cazzo. Ciao figona. Gabbia di palazzi, quelli senza fiori sui terrazzi, dove tazzi e sguazzi, tra intrallazzi e smazzi, dove la speranza capolinea come i mezzi. Infatti Manu sta chiuso in casa come per nascondersi, mentre la tele vuole vendergli una vita che non può permettersi. Pensa a un pacco da consegnare, a cosa ci avrebbe da perdere se tutto va male. Pensa a una ragazza amata in primavera che ora muore prigioniera di una pera. Pensa a una preghiera, a sua madre che la recita ogni sera mentre invecchia e guarda la pistola sulle sue ginocchia. Suo padre odiava il suo padrone, ma lui è di una generazione che al padrone non riesce a dare un nome. Ora in mano c'ha un cannone che non aspetta, sta uscendo, cerca vendetta, in fretta sta pensando. Voi parlate ancora, non vi ascolto, le promesse false non le sento. Da oggi io vi do ogni secondo. Non credibili, fonti poco attendibili, segnali poco udibili, deboli, muri infrangibili, segni tangibili, di circuiti invisibili di cui noi siamo infusibili. Ogni tanto uno fonde come fonde ora chiara, mentre suo padre urla e la sta picchiando ancora. 16 anni una valigia fatta in fretta, una città grigia che l'aspetta e la rabbia che le pigia in testa. Vive una favola tragica dove papà è un orco, tranne la domenica che c'è il calcio le sembra morto. È stanca e sola, la musica non basta, a scuola dice bugie per proteggere una bestia, lividi che lasciano furia e umiliazioni, vicini sentono ma alzano il volume della televisione. Papà ora è tranquillo, dorme ubriaco, sta russando, Chiara ha un coltello e sta pensando. Parlanti, dirmi di valori edificanti e di lavori qualificanti e poi darmi delusioni puntuali, unti, arroganti dentro ristoranti con sorrisi smaglianti ma una coscienza da maiali, pronti a giurare sull'ennesima bugia, presi da fobia perché sempre più spesso i Davide ammazzano i Golia. Che sia pazzia, che ci travolga, io resto fuori e sto gridando alla tua porta. Non mi parlate ancora, non mi ascolto, le promesse false non le sento, non ti obbligo ogni secondo.